Questo video è rilasciato con licenza Creative Commons by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Passiamo ora alla seconda grande categoria di metodi multivariati, gli ordinamenti. Prima però di passare allo script di R, vi presento un momento di nuovo la diapositiva della presentazione, relativa ai diversi percorsi di analisi delle tecniche multivariate. Quello che andremo a fare è presentare degli script relativi all'applicazione di alcune di queste tecniche di ordinamento. Cominciando con la NMDS, cioè la Nonmetric Multidimensional Scaling, che è appunto un metodo non metrico, e passando ai classici metodi di ordinamento unconstrained, non vincolati, tramite analisi degli autovettori. Questi nell'ordine sono la PCA, Principal Component Analysis, che viene applicata in genere a matrici di date ambientali standardizzate. Quindi passeremo a mostrare la Correspondence Analysis, la CA, applicata ai dati di comunità, e la PCA applicata ai dati di comunità previa trasformazione, in questo caso trasformazione di Hellinger. Infine, presenteremo anche un esempio di analisi constrained, cioè vincolata ai parametri ambientali, in particolare la versione constrained della PCA, la Redundancy Analysis, RDA. Non presenteremo invece gli algoritmi relativi alla Principal Coordinate Analysis, la PCOA, e alle versioni constrained della CA e di nuovo della PCOA. Quindi ingrandiamo un po' questa parte dello schermo. E facciamo un po' di pulizia con Ctrl L. Quindi iniziamo a parlare del Nonmetric Multidimensional Scaling, è un metodo basato sulla matrice di similarità, ma un metodo non metrico. Si basa quindi su un algoritmo iterativo, che parte da una configurazione random e cerca poi di minimizzare da una funzione di stress. La funzione di stress è stata calcolata attraverso il confronto tra una configurazione ottenuta, quindi nell'ordinamento bidimensionale, con la dissimilarità originale. In genere lo stress che viene considerato un indicatore di un ordinamento particolarmente significativo è uno stress inferiore a 0,2 o 0,3, ma si tratta naturalmente di una regola abbastanza approssimativa e arbitraria. La tecnica di per sé, essendo appunto basata su un algoritmo iterativo, non ha necessariamente una soluzione esatta, addirittura potrebbero esserci diverse soluzioni non convergenti, e
anche legate al fatto che le implementazioni dell'algoritmo sono numerose. Per tale ragione è opportuno effettuare questa analisi più volte anche. Si tratta di una versione non metrica di quella che viene chiamata, come abbiamo visto prima, la Principal Coordinate Analysis, PCOA, e che però non andremo ad analizzare in questo tutorial. La funzione principale di Vegan per effettuare questa tipologia di analisi si chiama MetaMDS. Non si tratta di una funzione vera e propria, ma di una wrapper, cioè di una funzione che fa riferimento ad altre funzioni, racchiudendo in un'unica, appunto, funzione diversi passaggi. In questa scrittura ho scomposto in righe diverse la scrittura della funzione, in modo da evidenziare per ogni riga alcuni argomenti della funzione importanti. Allora andremo appunto a creare un nuovo oggetto, might.mds, che rappresenta il risultato della MDS. E la funzione, abbiamo detto, è MetaMDS, e gli argomenti di questa funzione sono in primo luogo il dataset originale trasformato, might.tr, la distanza utilizzata, la dissimilarità utilizzata in questo caso breakArtis, potrebbe trattarsi anche di altri indici di similarità, questa dicitura, per così dire, della distanza è la stessa che viene utilizzata nella funzione vegdist. Il numero di dimensioni rappresentato, anzi calcolato. In questo caso si tratta di un ordinamento che produce un risultato bidimensionale, k uguale 2. Comunque quasi mai si sale sopra i 3. Cioè non infine, si possono aggiungere ulteriori argomenti, il numero di iterazioni dell'algoritmo, il numero minimo e il numero massimo per la ricerca di una soluzione stabile. Questi sono i valori di default, 20 e 20. Nel caso in cui non venga raggiunta una soluzione stabile, viene come output la soluzione con il valore di stress minore. Infine, questo argomento evidenzia che il calcolo viene effettuato non dalla funzione MetaMDS in sé, ma ad una funzione nascosta che si chiama MonoMDS. Importanti anche questi ultimi due argomenti. Il primo argomento, autotransform, uguale false, di default sarebbe true, ma in questo script è stato impostato false, e questa è una procedura automatica di trasformazione dei dati. La funzione, in qualche maniera, MetaMDS, diciamo, ha la possibilità di occuparsi direttamente della scelta del tipo di trasformazione a cui sottoporre il dataset originale. Questo viene effettuato attraverso varie procedure, un algoritmo abbastanza complesso che non andrò a presentare e che a volte è calibrato per dare risultati più chiari possibili nell'ordinamento. È qua impostato come false per avere il pieno controllo delle trasformazioni dei dati e per comprendere meglio che cosa effettivamente viene svolto dalla funzione. Infine, viene effettuato anche il calcolo degli scores relativi alle specie. In qualche maniera, quindi, è possibile proiettare sul plot, sul grafico, la posizione non soltanto dei campioni, ma anche quella delle specie. Tuttavia, questa posizione, questi score, non vengono calcolati durante la procedura di calcolo della MetaMDS, ma vengono calcolati ex post, per così dire, come medie pesate. Nel nostro caso accettiamo questo calcolo come da default, ma non andremo a rappresentarlo per ora nel plot. Quindi la funzione è suddivisa in righe commentata, ma questa non va assolutamente ad inficiare con
con il calcolo. Adesso andiamo a posizionarci qua e fare riga per riga. Il passaggio alla console di R. Come vedete, la funzione viene calcolata soltanto nel momento in cui si chiude la parentesi. Vengono presentati tutti i 20 i run impostati dall'argomento try e try max, e in questo output testuale viene anche sintetizzato il valore dello stress calcolato per ogni run. E viene esplicitato il fatto che è stata raggiunta una soluzione. Andiamo a vedere questa soluzione scrivendo direttamente il nome dell'oggetto creato. Questo oggetto viene riportato qua nel sommario dei dati. E il valore di stress calcolato è 0,14 circa. C'è uno stress considerato abbastanza debole. Quindi l'ordinamento è effettivamente l'ordinamento bidimensionale prodotto dall'MDS è effettivamente efficace nel rappresentare la nuvola originale di punti. Questo oggetto might.mds è un oggetto della classe MetMDS e MonMDS, entrambi quindi le classi corrispondono una con l'altra, ed ha una struttura abbastanza complessa che non andremo a descrivere nel dettaglio. Faccio notare semplicemente che si può accedere a qualsiasi parte della struttura nascosta dell'oggetto, richiamandola con il simbolo del dollaro. Quindi in questo caso, per esempio, andando a scrivere dollaro stress, si ottiene il valore dello stress qua sopra. Andiamo a rappresentare il grafico di Shepard, che è il grafico che presenta il rapporto, in qualche modo la relazione tra la dissimilarità originale e le distanze in NMDS nel bplot. Questo grafico evidenzia una forte correlazione e dei valori molto elevati di R quadro. Sono presentati due tipologie diverse di R quadro, da cui è possibile fondamentalmente ricavare il valore dello stress. Questo grafico è utile per comprendere quindi la bontà dell'ordinamento e interpretare i risultati finali. Andiamo però a rappresentarli questi risultati. Finalmente utilizziamo la funzione plot su un ordinamento. La funzione plot è una funzione generica che però in genere in Vegan, così come in altri pacchetti, viene customizzata, per così dire, a singoli oggetti, quindi singole classi di oggetti. In particolar modo, questa funzione plot è, diciamo, dedicata per gli oggetti della classe MetaMDS o MonoMDS, che vuol dire che ha degli argomenti specifici che possono, diciamo, sommarsi agli argomenti classici. In questo caso, andiamo a presentare come argomenti la funzione plot. Intanto ovviamente l'oggetto di interesse e poi il tipo di rappresentazione, in questo caso testuale, nel senso che vengono rappresentati sul plot le stazioni attraverso il loro nome, in questo caso il numero. Quello che viene rappresentato come dato sono soltanto gli score, quindi le coordinate nel nuovo spazio dei campioni, dei sides. Ho preferito non rappresentare qui gli scores calcolate come medie pesate relativamente alle specie, perché effettivamente quelle non sono un output vero e proprio del metodo dell'NMDS.
ma sono qualcosa di calcolato ex post, per così dire. In questo grafico, quindi, viene rappresentato in due dimensioni la nuvola di punti, e in queste nuove dimensioni è possibile comunque vedere quali di queste stazioni sono più simili tra di loro, per esempio la 1, la 2, la 3, la 4, e quali invece presentano una maggiore dissimilarità, per esempio la 57 rispetto a quelle di poco fa. L'orientamento di queste stazioni è assolutamente arbitrario. Più che l'orientamento delle stazioni, l'orientamento degli assi delle stazioni. Potrebbero essere invertite e non cambierebbe niente. Andiamo a fare velocemente un confronto con e senza l'argomento autotransform. Nel calcolo della MDS, NMDS. Andiamo a fare velocemente questa cosa, selezionando le varie righe relative ai plot della meta MDS senza autotransform, cioè quindi questo che abbiamo già aperto qua, e con autotransform senza prima però effettuare la trasformazione del dataset originale. Quindi si creano due diversi plot. Quello a sinistra è quello di poco fa, quindi calcolato sulla matrice dei dati originali con la trasformazione radice quadrata, mentre quello a destra è calcolato sulla matrice dei dati originali con delle trasformazioni che vengono decise autonomamente dalla funzione MetaMDS. Vediamo che ci sono delle differenze e effettivamente si tratta di una trasformazione che comprende sia la radice quadrata che una trasformazione di tipo cosiddetto Wisconsin, che insomma è una tipologia di trasformazione abbastanza forte. Infine andiamo a vedere molto rapidamente altre possibilità di plot per quanto riguarda i risultati della NMDS. In particolar modo vediamo come al posto della funzione plot possiamo utilizzare una funzione alternativa che si chiama ortiplot, che ha degli aspetti, diciamo, interni vantaggiosi per quanto riguarda il plot degli ordinamenti. Questo è comunque il risultato ed è perfettamente sovrapponibile a quello di poco fa. La seconda modalità di rappresentazione è, diciamo, una modalità per cui si possono controllare i singoli simboli e i singoli valori dell'ordinamento, del risultato dell'ordinamento. In questa maniera si possono creare dei plot anche molto più, complessi e graficamente più elaborati. Andiamo quindi in primo luogo a utilizzare nuovamente la funzione ordiplot in questa forma però, quindi creando un oggetto PL tramite appunto la funzione ordiplot in cui viene rappresentato soltanto il grafico vuoto senza la posizione dei campioni, utilizzando type uguale none. A questo punto possiamo aggiungere all'oggetto PL, quindi il plot, gli scores dei siti. In questo caso rappresentati come punti. Può essere d'utilità utilizzare anche la funzione identify che permette un'identificazione dei campioni, delle stazioni in modo interattivo, cosa che in genere nei grafici R avviene soltanto in certi contesti specifici. Quindi in questo caso io posso andare per esempio su questi valori particolarmente estremi e cliccare sopra per poter mettere un label e quindi identificare la stazione. Basta utilizzare il tasto ESC per uscire da questa possibilità. Andiamo a crearci un nuovo plot di tipo ordiplot, rappresentando questa volta, come esempio,
stazioni in forma di nome, quindi in questo caso il numero della stazione, e colorando questi label sulla base, per esempio, dei risultati della cluster analysis di cui prima, tramite average linkage. Quindi utilizziamo il comando ktree, che abbiamo già visto poco fa, per identificare sei distinti cluster, in questo caso rappresentati da colori generici nella rappresentazione NMDS. Questo ovviamente evidenzia anche in questo formato di rappresentazione la presenza dei cluster che si possono in realtà osservare, ad esempio, in queste stazioni più isolate rispetto al resto della nuvola di punti. Mentre al centro i due cluster sono più confusi, ma si possono allo stesso modo distinguere tra di loro. Ci sono una serie di altre funzioni grafiche utili per poter chiarire certe relazioni tra i diversi cluster, ad esempio Hordy-Hull, che identifica un convex hull per ciascuno dei cluster o per qualsiasi altra suddivisione in gruppi delle stazioni, oppure Hordy-Ellipse, che in questo caso rappresenta la dispersione intorno ai centroidi relativamente ai gruppi identificati. Dispersione in questo caso rappresentata come standard deviation. Naturalmente si ha un messaggio di errore in questo caso perché alcuni gruppi non hanno dispersione in quanto sono rappresentati da singoli campioni. Bene. Passiamo adesso a quella serie di metodi di ordinamento basati sugli autovettori, quindi non si parla più di metodi non metrici. In particolar modo presenteremo passo passo i principali metodi unconstrained. Gli autovettori sono un concetto molto importante dell'algebra lineare che non andremo a descrivere qua naturalmente. Tramite l'utilizzo di questa analisi degli autovettori, eigenvectors, è possibile compiere delle operazioni sulle matrici dei dati. In particolar modo questi metodi, che si tratta in ogni caso sempre di metodi non parametrici, possono essere applicati alla matrice originale o ad altre matrici derivate. Allora, cominciamo con la PCA che viene applicata in genere appunto alla matrice originale. E in tutti comunque questi metodi è importante sottolineare che quello che viene in qualche maniera rappresentata è una porzione della variabilità originale del dataset. Questo viene quantificato tramite il concetto di inerzia, che è appunto una misura della varianza totale del dataset e che è decomposta come autovalori nei diversi assi dell'ordinamento. Quello che andremo a ottenere è anche in questo caso principalmente un grafico bidimensionale in genere, che effettivamente si tratta in questo caso di un bplot, in cui vengono rappresentati contemporaneamente sia gli score, cioè le nuove coordinate dei campioni, che quelle delle variabili di interesse, che potranno essere variabili ambientali o le specie. Per andare a descrivere la PCA andremo ad introdurre un nuovo dataset tra quelli standard presenti nei pacchetti e che verrà semplificato al massimo in modo da produrre appunto un dataset di tre variabili che possono essere rappresentati sia in tre dimensioni che naturalmente come ordinamento bidimensionale. Allora, si tratta in questo caso del dataset Varechem, che comprende alcune variabili ambientali misurate, mi pare, all'interno di dei suoli. In particolar modo, abbiamo scelto tre variabili che adesso andremo a mostrare,
che sono la concentrazione di azoto, di fosforo e il pH. Questo per N, vediamo quanti. Per stazioni. Prima cosa, il primo passaggio che facciamo è applicare la funzione De Constant per standardizzare queste tre variabili. E creare quindi il nuovo oggetto ex.st. A questo punto andremo a applicare su questo oggetto un'analisi PCA, appunto, Principal Component Analysis. Questa analisi viene tendenzialmente applicata a matrici variabili reali o che abbiano la medesima unità di misura o standardizzate. Consiste in pratica nella semplice rotazione, come vedremo, della nuvola dei dati, e quello che viene preservata è la distanza euclidea tra questi punti. Un'altra cosa da sottolineare è che questa tipologia di ordinamento ha le migliori performance quando i dati presentano una distribuzione monotona lungo un gradiente, quindi un continuo cambiamento lungo la direzione del gradiente. L'inerzia, nel caso della PCA, è uguale alla varianza totale della matrice delle abbondanze, una cosa che vedremo subito. Allora, per effettuare l'analisi della, insomma, PCA, ci sono numerose funzioni in R. Andremo a utilizzare quella standard per Wegener che si chiama RDA. Si chiama RDA perché può essere applicata sia nella modalità unconstrained, quindi nella forma PCA, che nella modalità constrained corrispondente, che è la RDA. Andiamo quindi a creare un nuovo oggetto, ex.st.pca, che corrisponde alla RDA, cioè alla PCA, tramite la funzione RDA, del dataset standardizzato. Come vedete, il comando è semplicissimo e immediato. La classe dei dati che viene prodotta dalla funzione RDA comprende in realtà due classi completamente sovrapposte, che sono RDA e CCA. Andiamo a vedere quindi il risultato. Il risultato viene rappresentato in questa modalità, in questa forma, in cui si elencano in primo luogo il valore dell'inerzia totale, che è anche la varianza totale, in questo caso è pari a 3. E si evidenzia anche il fatto che una parte dell'inerzia è spiegata dalle componenti unconstrained, non vincolate, in questo caso 100% l'inerzia, perché l'analisi non comprende variabili constrained. E infine si presentano gli eigenvalues per questi assi unconstrained. Sono tre, così come sono tre le variabili originali, e la somma degli eigenvalues corrisponde all'inerzia totale, all'inerzia della matrice. Quindi in pratica l'inerzia viene decomposta nei tre assi. La PC1 è sempre quella con la maggiore varianza spiegata e via via nelle principal components successive. La somma è uguale all'inerzia. I primi due assi quindi spiegano una frazione molto importante dell'inerzia totale. E i primi due assi sono quelli che andremo a rappresentare poi graficamente. Torniamo alle funzioni che descrivono il risultato della PCA. Andiamo a vederne la struttura, anche in questo caso una struttura abbastanza complessa, che può essere comunque analizzata in dettaglio volendo, e ad ognuna di queste singole parti si può accedere, non è una cosa che faremo ora, eccetto per un brevissimo esempio. In questa maniera, utilizzando sempre il simbolo del dollaro, si può arrivare ad estrarre quei dati di poco fa, quindi gli eigenvalues, gli autovalori,
delle tre componenti. La stessa cosa può essere fatta anche con funzioni dedicate, come in questo caso eigenvals, la funzione non fa altro che estrarre questi autovalori. Quindi ci sono diverse modalità per accedere allo stesso dato, alla stessa informazione. E è possibile naturalmente verificare che la somma di questi tre autovalori corrisponde all'inerzia. Si possono estrarre naturalmente anche le coordinate relative alle specie e ai siti nel nuovo spazio, nel nuovo ordinamento, i cosiddetti scores. Infine, si può utilizzare la funzione summary, come al solito, e in questo caso vengono riportate tutte queste informazioni in un unico, con un unico comando, insomma, è possibile accedervi. Andiamo ora a ragionare, per quanto riguarda il plot di questo risultato della PCA. In primo luogo si può utilizzare una funzione generica per i bplot che non fa parte del pacchetto vegan, ma che è una funzione insomma, di R e produce questa tipologia di grafico, appunto bplot, in cui vengono rappresentate sull'asse della X la principal components numero 1, cioè quella che spiega la maggior parte della variabilità del dataset, e sull'Y la PC2. Si può vedere che sono rappresentati graficamente la posizione relativa delle stazioni ed è anche la direzione prevalente delle variabili. In questo caso, appunto, fosforo, azoto e pH, le variabili originali. Ciò che il bplot mostra è che quindi lungo l'asse X, quindi l'asse di maggiore variabilità, le stazioni si susseguono secondo dei gradienti inversi di concentrazione di fosforo e di concentrazione di azoto. Da sinistra verso destra aumenta l'azoto, da destra verso sinistra aumenta il fosforo. L'asse Y, invece, la PC2, rappresenta appunto la seconda componente più importante della variabilità del dataset originale e evidenzia un gradiente per quanto riguarda il pH, che cresce dall'alto verso il basso. Come la NMDS, anche in questo caso, gli assi potrebbero essere orientati anche in direzioni inverse e questo non cambierebbe naturalmente il risultato. In alternativa alla funzione bplot ci sono altre funzioni grafiche, in primo luogo la funzione plot che è la versione customizzata per la classe CCA RDA. In questo caso non sono rappresentate le frecce, ma è un parametro che si può naturalmente regolare. E poi la funzione ordplot, che abbiamo già visto prima, che è una funzione generica per gli ordinamenti del pacchetto. Anche in questo caso ci sono alcune differenze nell'aspetto grafico, ma appunto si possono regolare molto facilmente. Qua appunto si vede come si può controllare ciascun elemento del grafico tramite la funzione ordplot, in modo analogo a quanto visto prima. Quindi aggiungendo i siti e aggiungendo poi le variabili, in questo caso rappresentate come frecce, come è solito farsi nelle PCA. Può essere interessante fare un confronto con un plot tridimensionale normale, diciamo, senza alcuna forma di analisi successiva dei dati della matrice alle variabili. Quindi si crea tramite queste funzioni un grafico tridimensionale. Queste fanno parte di un pacchetto che è un pacchetto separato rispetto a Vegan e che creano appunto questa possibilità di agire in modo interattivo per vedere la distribuzione della nuvola dei punti rispetto allo spazio originale delle variabili, quindi ai valori di n, p e ph.
Questo può essere interessante per confrontare con il risultato della PCA. Allora, noi adesso abbastanza facilmente riusciamo a ricostruire lo stesso grafico della PCA tramite semplice rotazione del grafico tridimensionale. Ecco, grosso modo, più o meno questa è la rotazione della nuvola dei dati che corrisponde alla rappresentazione del biplotto della PCA e che quindi corrisponde alle due componenti principali estratte tramite l'analisi degli autovettori che rappresentano la maggiore variabilità del dataset. La PCA è quindi una semplice rotazione. Passiamo ora alla seconda tecnica di ordinamento, basata sempre sugli autovettori, che si chiama Correspondence Analysis. Il metodo vincolato corrispondente, constrained corrispondente, è la CCA, quindi la Canonical Correspondence Analysis. Questa tecnica in genere è stata sviluppata per applicarle alle matrici di contingenze. I nostri dati di conteggi di specie in effetti sono in qualche modo comparabili con queste matrici di contingenza. Si tratta infatti di dati non negativi, con la stessa unità di misura, che sono comparabili a delle frequenze. Questa tecnica, la CA, è in grado di preservare appunto la distanza chi quadro, che è una distanza stata introdotta per quanto riguarda l'analisi delle matrici di contingenze. E la distanza chi quadro è preservata non soltanto tra i campioni, ma anche tra le specie. Inoltre, e questo è un aspetto molto interessante per i dati comunità, questa tipologia di analisi non soffre del cosiddetto problema del double zero, quindi della presenza congiunta delle assenze delle specie. L'analisi comunque viene utilizzata in genere quando le variabili, per esempio anche quindi la composizione di specie, presentano una distribuzione unimodale lungo il gradiente, quindi per così dire delle curve a campana, che è una situazione classica della distribuzione delle specie appunto lungo un gradiente che hanno delle condizioni ottimali soltanto all'interno di un certo range del gradiente. Bene, andiamo ad applicare questa analisi sul dataset di prima, quindi sul dato trasformato della matrice di comunità, trasformato tramite semplice radice quadrata per, diciamo, aumentare il peso delle specie rare. Questo ovviamente non è necessario, noi procediamo in questa maniera. Andiamo a vedere l'oggetto prodotto, a che classe corrisponde. Corrisponde ad una classe di oggetti denominata CCA e quello che viene rappresentato diciamo, le informazioni di base del risultato, è ancora una volta l'inerzia, l'inerzia espressa dagli assi dell'ordinamento non vincolati. In questo caso l'inerzia, come vedete, non corrisponde, cioè non si può vedere, ma non corrisponde alla varianza totale della matrice, ma ad altre, diciamo, aspetti statistici della stessa matrice che non andiamo qua ad approfondire perché esulano da questo tutorial. È comunque rappresentativa della variabilità del dataset. Vengono rappresentati quindi 8 assi unconstrained, ma in realtà quelli che vengono calcolati sono 34, così come 34 sono le specie nel dataset.
Anche in questo caso gli assi sono ordinati da quello che rappresenta la maggior parte della variabilità e poi a scalare. Andiamo a rappresentare graficamente in due modalità distinte i risultati. In pratica, quello che si nota differente rispetto alla PCA è che le variabili di interesse, in questo caso le specie, non sono più rappresentate come frecce, ma sono rappresentate come centroidi, perché in effetti rappresentano in qualche maniera una posizione nello spazio bidimensionale calcolata come media pesata. Questo vale sia per i siti che per le specie. Adesso è utile evidenziare che a seconda dell'approccio scelto, si può rappresentare uno dei due elementi, quindi specie o siti, come media pesata dell'altro. Ci sono diversi tipi di scaling: scaling 1 o per siti, i campioni sono medie pesate delle specie. Ed è appropriato quindi per rappresentare la posizione relativa dei campioni. Nel caso di scaling uguale 2, che è quello qua a destra, quindi species, le specie sono rappresentate come media pesata dei campioni e quindi è opportuno per rappresentare appunto la relazione spaziale tra le specie. Cosa si può capire da questi grafici? Che se noi prendiamo per esempio tutti i punti relativi alle specie, vediamo che sono più piccoli nel complesso rispetto alla dispersione, sono più, meno dispersi rispetto alla dispersione dei siti, perché effettivamente ciascuna specie rappresenta la media pesata dei siti in cui questa appare. E questo è l'inverso per quanto riguarda lo scaling in base ai siti. Esiste anche uno scaling di terzo tipo, simmetrico, con una rappresentazione di compromesso tra le due. Ma in questo caso non è rappresentata in realtà la distanza di quadro in nessuno dei due casi, né per size né per species. Andiamo a vedere quindi adesso l'ultimo caso di metodo di ordinamento unconstrained, che è in qualche modo un ulteriore passaggio concettuale. Quindi si è passati dalla PCA in cui non era possibile rappresentare le comunità ad una CA, una tecnica in cui invece una tecnica che è opportuna, che è adatta a rappresentare i dati di comunità. E quello che ovviamente manca alla CA, tra le varie cose, è la possibilità di esprimere gli assi in termini di varianza spiegata. Questo può essere, per esempio, svolto, effettuato tramite l'applicazione della PCA all'analisi trasformata, alla matrice trasformata dei dati di comunità. È stata quindi introdotta una, in realtà anche più di una, trasformazione che permette di applicare la PCA anche ai dati di comunità. Questa trasformazione viene chiamata trasformazione di Hellinger e in qualche maniera è, diciamo, questa procedura è equivalente a trasformare i dati con la trasformazione di Hellinger e a analizzarne la distanza euclidea. Allo stesso modo, questo corrisponde a effettuare un'analisi sulle distanze di Hellinger, che è una distanza appunto comparabile a quella di Breaks-Artis, in quanto anch'essa è appropriata per i dati di comunità. Come si diceva, l'inerzia in questo caso effettivamente è uguale alla varianza totale della matrice dell'abbondanza. Il primo passaggio per svolgere questa tipologia di PCA, che a volte viene denominata Transformation Based PCA, ma in pratica è sempre una PCA. Il primo passaggio appunto è trasformare sempre con la funzione di trasformazione dei costend la matrice originale dei dati che erano soggetti ad una trasformazione tipo
radice quadrata, con l'argomento Hellinger relativamente al tipo di trasformazione. Quindi, dopodiché, quello che si applica invece che una CCA è una funzione RDA. A questo punto il risultato è interpretabile sempre con gli stessi criteri, in qualche maniera, della PCA. Per confrontare il risultato della CA con il risultato della transformation based PCA, basta fare due grafici paralleli, come in questo caso, quello che si osserva è che nel complesso l'ordinamento bidimensionale nei due casi è abbastanza comparabile. I rapporti tra le stazioni e tra le stazioni e le specie in genere si mantengono in entrambi i casi. Andremo ora a vedere l'ultima tecnica di ordinamento, in questo caso una tecnica constrained, quindi vincolata delle variabili ambientali, ed andremo a applicare appunto la PCA post-trasformazione nella versione constrained. In questi metodi constrained sono analizzati insieme contemporaneamente un dataset di variabili di interesse, per esempio i dati di comunità, ed uno di predittori, per esempio le variabili ambientali. L'analisi estrae degli assi vincolati corrispondenti alla direzione di variabilità dei dati spiegati dai predittori. L'inerzia quindi è decomposta sia negli assi constrained vincolati, che è pari al numero di variabili ambientali, sia in tutti gli assi rimanenti, gli unconstrained. L'output principale di questa analisi è un grafico bidimensionale, quindi simile ai grafici biplot, questa volta si parla di triplot, perché viene, diciamo, ad essere rappresentato anche la direzione dei predittori. Quindi si rappresentano contemporaneamente più gradienti in uno stesso grafico. Tra queste analisi andremo a vedere soltanto, diciamo, il passaggio concettuale successivo alla transformation based PCA, che è la transformation based RDA. Si tratta semplicemente di utilizzare la medesima funzione RDA inserendo nell'analisi anche le variabili predittive, in questo caso alcune variabili ambientali. Di che variabili ambientali parliamo? Di quelle relative al dataset di variabili ambientali MIT, quindi corrispondenti dati raccolti nelle stazioni in cui sono state anche identificate le specie di acari. Andiamo a vedere nuovamente questi dati ambientali. Si tratta di 5 variabili, la densità del substrato, il contenuto d'acqua, la tipologia di substrato ed altre due variabili categoriche, sempre relative alle caratteristiche dell'habitat. Quindi abbiamo due variabili continue e tre variabili categoriche. Andiamo in primo luogo ad analizzare il rapporto tra la matrice di comunità e le variabili continue, quindi la densità del substrato e il contenuto d'acqua. E vediamo appunto se c'è una relazione tra comunità e queste variabili. Allora, in questo caso si utilizza, come si diceva sempre, la funzione RDA, ma questa volta viene utilizzata una sintassi diversa, differente dal solito, che è del tipo cosiddetto formula, che è la sintassi classica delle analisi di regressione in R. Questo evidenzia, tra l'altro,
la vicinanza concettuale tra queste tecniche vincolate e l'analisi di regressione. Allora, in questo caso, quindi, si utilizza questo simbolo tilde che si ottiene premendo contemporaneamente il tasto Alt con i tasti 1, 2 e 6 del tastierino numerico, come ho trascritto qua. Ed è uno dei pochissimi simboli in R che richiede questa modalità di digitazione. In questo caso la formula appunto si legge come might.hell, quindi dati di comunità trasformati con la trasformazione di Hellinger, in funzione delle variabili substance e delle variabili water content. Bisogna, dopo di questo, aggiungere anche il dataset di origine delle diverse variabili ambientali. Subdense e water count corrispondono al nome che vediamo qua delle variabili di interesse all'interno di quel dataset. Applichiamo questa analisi molto rapida e vediamo il risultato. Il risultato è espresso con questa tavola che abbiamo già visto in precedenza. Questa volta però l'inerzia è suddivisa, scomposta, decomposta per così dire, nell'inerzia spiegata dagli assi, diciamo, vincolati e quella da quelli non vincolati. In questo caso la proporzione dell'inerzia spiegata dagli assi vincolati, corrispondenti quindi alle variabili ambientali, è circa il 30%. Il restante 70% non è spiegato dalle variabili ambientali. Questa è un'informazione molto importante per vedere la forza della relazione appunto tra la matrice di comunità e le matrici delle variabili ambientali. Naturalmente, quelli che verranno rappresentati sono i primi due assi, in questo caso RDA1 e RDA2 sono due perché sono due anche le variabili ambientali. E quindi saranno anche gli unici due assi che vengono rappresentati. Si può anche vedere come il primo asse corrisponde ad una frazione abbastanza considerevole della varianza spiegata, mentre il secondo asse corrisponde ad una frazione molto più piccola. Naturalmente anche gli altri assi, quelli non vincolati, sono poi elencati in ordine di varianza spiegata. Andiamo a rappresentare questo graficamente. E questo è il grafico che otteniamo, che appunto è un triplot. Un triplot che rappresenta contemporaneamente quindi le stazioni, le specie, e le variabili ambientali che caratterizzano appunto le direzioni principali della rappresentazione. Allora, in questo caso, questi tre elementi del plot sono scalati in un certo modo e ci sono altre modalità per scalarli. Non andiamo qua a spiegare nel dettaglio le diverse possibilità matematiche. Sicuramente un aspetto che è importante sapere è che oltre che alla forma matematica è possibile anche riscalarle nel senso di aumentare o diminuire, per così dire, lo zoom in modo da rendere più leggibili questi dati. Il triplot quindi si legge anche evidenziando la relazione tra le
variabili ambientali e la distribuzione delle specie lungo i gradienti di queste variabili. Allo stesso modo anche la distribuzione dei campioni, quindi dei siti in questo caso. L'asse principale, come si diceva, è l'asse 1, quindi RDA1. È l'asse che rappresenta la maggior parte della variabilità spiegata da parte delle variabili ambientali, e questa corrisponde al water content. Ora, non andremo ad analizzare questi dati dal punto di vista del reale significato ecologico, naturalmente. Andremo soltanto a far vedere un ulteriore passaggio molto interessante, cioè la possibilità di queste funzioni applicare l'analisi non soltanto a dati continui, ma anche a dati categorici. In questo caso possiamo applicarlo quindi a tutto il dataset delle variabili ambientali. La formula è molto simile. Creiamo un oggetto nuovo, RDA2. In questo caso, utilizzando la stessa funzione RDA e la stessa sintassi, formula, e mettiamo in relazione la variabile, la matrice dati di comunità trasformata con questo simbolo, il punto, che semplicemente indica tutte le variabili contenute nel dataset delle variabili ambientali, quindi anche quelle categoriche in questo caso. Il trucco interno per svolgere questa analisi è trasformare le variabili categoriche in un numero di variabili maggiori, che vengono chiamate dummy variables, e che corrispondono per ogni livello della variabile categorica ad una variabile di 0 e 1, in cui appunto si valuta in qualche maniera, cioè viene espressa in un modo sintetico, la presenza o meno di quella tipologia di, per esempio, habitat, piuttosto che la sua assenza. Il numero poi di dummy variables per ogni variabile categorica è pari al numero di livelli di quella variabile meno 1. Quindi si effettua il calcolo e si vede infatti che il numero di assi vincolati è pari a 11, che corrisponde appunto ai due assi relativi alle due variabili continue, e al numero di fattori per ogni variabile categorica, meno 1 per ogni variabile categorica. Si rappresenta graficamente con la stessa funzione plot. In questo caso, appunto, vediamo che la rappresentazione è differente e che vengono rappresentate tutta una serie di nuove variabili che corrispondono a diversi livelli delle variabili categoriche e che sono rappresentate non come variabili continue, ma come, quindi come frecce, ma come centroidi. Eccetto in un caso in cui i livelli sono soltanto due. Può essere interessante aumentare, per così dire, lo zoom per valutare meglio l'ordinamento nella parte centrale che è abbastanza confusa. Quindi in questo caso semplicemente si indicano dei limiti dell'asse X e Y da rappresentare nel plot. Questo chiarisce naturalmente alcuni aspetti, non li chiarisce tutti, ma non andremo adesso ad indagare il significato di questi dati. Per quanto riguarda i metodi di ordinamento, quindi il tutorial termina qui. Andiamo ora a introdurre molto brevemente alcuni test inferenziali multivariati. In genere, nella statistica multivariata, questi test sono non parametrici, sono basati su permutazioni. Così come per i corrispondenti test inferenziali della statistica classica,
Viene calcolata una statistica, per esempio R, e viene calcolato un p-value, che è la probabilità di ottenere un valore di questa statistica pari o più estremo di quello osservato, assumendo vera l'ipotesi nulla. Si va quindi a vedere se il p-value è maggiore o minore di un livello di significatività ritenuto opportuno. Questo per valutare appunto la significatività statistica che diciamo permetta di accettare o meno l'ipotesi alternativa. Una delle tecniche classiche appartenenti a questa categoria è l'analisi della similarità, o ANOSIM, che valuta appunto la differenza significativa tra due o più gruppi di campioni. In pratica, la dissimilarità nella composizione tra gruppi deve essere maggiore rispetto a quella all'interno dei gruppi. Questa tecnica è basata sui ranghi della dissimilarità ed è pertanto concettualmente analogo al non-metric multidimensional scaling, a cui viene spesso accompagnato. La statistica che viene prodotta si chiama R, varia tra meno 1 e 1. Tuttavia, in pratica, i valori molto distanti dallo 0 verso il meno 1, quindi valori diciamo negativi prossimi a meno 1, sono pressoché impossibili da ottenere. Essendo un test non parametrico, la significatività di R è valutata tramite la permutazione dei gruppi per produrre una distribuzione empirica di R sotto l'ipotesi nulla. Andiamo quindi tanto a fare un po' di ordine sulla console. Andiamo in primo luogo a rappresentare nuovamente l'ordinamento NMDS della matrice di comunità MIT. Andiamo a identificare dei gruppi scelti a priori, in questo caso in particolare gruppi basati sulla tipologia, sulla conformazione dell'habitat. Si tratta di una variabile. La variabile di nome topo, che è, diciamo, è una variabile categorica composta da due livelli. In questo caso i due livelli sono rappresentati come due diversi colori nel plot della NMDS. Abbiamo inoltre aggiunto un convex hull che include tutti i punti appartenenti a ciascuno dei due gruppi. Vediamo queste due convex hull come molto sovrapposte. Abbiamo rappresentato anche la deviazione standard dei gruppi in forma di ellisse. Quindi lo scopo di questa analisi è vedere se questi gruppi sono effettivamente distinguibili in modo statisticamente significativo o se invece sono sovrapposti. L'analisi viene svolta tramite la funzione ANOSIM, appunto, i cui argomenti sono in primo luogo la matrice di dissimilarità, mit.dis, che è stata calcolata, come ricorderete, tramite l'indice di Breaks-Artis, e la matrice dei gruppi. Anzi, non è una matrice, scusate, è una variabile che rappresenta appunto, come vediamo adesso, l'appartenenza di ciascuna stazione a uno di due livelli, quindi uno di due gruppi definiti a priori. Il numero di permutazioni lo poniamo pari a 999. Andiamo a effettuare questa analisi e a produrre un oggetto mit.anosim, che adesso andremo a
mostrare. Questo oggetto dà fondamentalmente due risultati distinti, la statistica R e la significatività statistica, il cosiddetto p-value. Il valore di R è abbastanza basso, molto basso, si può dire, tra 1, che è completa separazione dei gruppi, e 0, che è completa sovrapposizione, il valore è circa 0,3. Tuttavia, la significatività effettivamente corrisponde ad un p-value molto basso, per cui si può dire che questi gruppi possono essere separati tra loro con significatività statistica. I risultati possono essere espressi anche tramite la funzione summary, che dà qualche informazione in più, e c'è anche la possibilità di rappresentarli graficamente attraverso dei box plot, che confronta appunto la dissimilarità tra gruppi con la dissimilarità interna ai due gruppi indagati. Ultima tecnica statistica che andremo a introdurre molto brevemente, è una tecnica molto importante, abbastanza complessa, che non può essere certamente descritta in poche parole in questo tutorial. La Permanova è un test statistico non parametrico, particolarmente robusto e versatile. È una versione permutazionale della nova multivariata e quindi ha una corrispondenza molto stretta con le tecniche di ANOVA e partiziona la matrice della dissimilarità tra diverse fonti di variazione. Produce un pseudo F-ratio al posto del classico F-ratio. E produce un R quadro che va naturalmente tra 0 e 1. La significatività di R è valutata tramite la permutazione dei gruppi. Quindi, appunto, come si diceva, un test permutazionale. Questa analisi può essere effettuata anche su disegni sperimentali molto complessi. Quindi fattori multipli, sia crossed che nested, modelli misti e così via. Noi andremo qua a eseguire l'esempio più semplice in assoluto, quindi una Permanova, per così dire, one way, con solo due gruppi. È quello che abbiamo, diciamo, analizzato poco fa tramite ANOSIM. Sicuramente Permanova è una tecnica molto più robusta di ANOSIM, e la cui interpretazione è meno ambigua. Andiamo quindi a presentare la funzione ADONIS, che è la funzione che permette di effettuare una permanova all'interno del pacchetto vegan. Anche in questo caso, come vedete, si tratta di una sintassi tipica della tipologia formula. Quindi abbiamo di nuovo questo simbolo, il tilde, che mette in relazione una matrice di dissimilarità con, in questo caso, un fattore a due livelli. Essendo la sintassi tipica dell'approccio formula, è necessario inserire anche l'argomento data in cui viene dato il dataset, appunto, da cui dopo si possono trarre i fattori. Anche in questo caso lasciamo settate le numero di permutazioni di default, quindi 999. Applichiamo la funzione ADONIS e vediamo direttamente i risultati.
I risultati sono presentati nella classica tabella di ANOVA, come viene sempre presentata in R, e che sintetizza fondamentalmente le diverse fonti di variazione, in questo caso il fattore che abbiamo introdotto nella permanova, il residuo e il totale. E per questo sono presentate naturalmente le classiche statistiche proprio dell'ANOVA. Alla fine quello che andiamo a osservare è l'R quadro, che ancora una volta è molto basso, e il p-value che comunque ci dà indicazioni rispetto alla significatività statistica di questo raggruppamento in due fattori, cioè in due livelli. Io non procederei ulteriormente nel seguito dello script, sono semplicemente presentati alcuni siti tutorial che ritengo molto importanti nell'ambito della statistica multivariata, che suggerisco di andare a studiare, presentano sicuramente degli esercizi molto utili e un supporto teorico fondamentale. Con questo si conclude questo tutorial. Spero di essere riuscito a mostrarvi i vantaggi dell'utilizzo di R. Ringrazio l'associazione Successione Ecologica per l'opportunità di dare un contributo a questa iniziativa. E vi invito a continuare a seguire i prossimi interventi e le ulteriori iniziative promosse dall'associazione. Un saluto a tutti da Venezia e nuovamente un invito ad esplorare le potenzialità di R.